Questo programma è offerto da buongiorno, buongiorno amici sportivi di Prima TV, siamo in diretta da Bolzano per questo Fattore C inedito, ma pur sempre un Fattore C. Siamo in clima partita, siamo già con l'ansia, insomma con l'adrenalina a salire sempre di più. A mille. Buongiorno Michelangelo Freda, ti posso già cominciare a chiamare commissario da quest'ora in poi. Sì, da quest'ora ci avviciniamo sempre di più all'ora della partita. Buongiorno a te Pellegrino, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Oggi anche sei al sole, l'ora di pranzo, siamo baciati dal sole qui in Alto Adige. Devo dire la verità, anche una bella mattinata, abbiamo avuto modo di poter respirare un po' quella che è l'aria di Bolzano, visto il match, anche se come dicevamo nella diretta Facebook non si sente proprio il calore da parte dei tifosi, però noi in questo momento siamo nel centro sportivo del Sud Tirol, Alto Adige, voglio precisare, e devo dire la verità, un centro sportivo all'avanguardia, con una società che ci ha accolto benissimo, ci ha fatto visitare tutti gli ambienti e ci hanno raccontato anche la loro storia, giovanissima, solo 25 anni di progetto sportivo, ma direi ben radicato. E soprattutto in forte crescita. Guarda commissario, è tutto perfetto e mi stai chiamando la battuta, perché se è tutto perfetto manca la ciliegina sulla torta, quindi mi verrebbe da dire, sappiamo a cosa ci riferiamo, ovviamente l'appuntamento delle 17:30 allo stadio Druso di Bolzano, con l'Avellino che scenderà in campo, con diretta al Stadio Studio che partirà alle ore 17 per raccontarvi come sempre pre, durante e post match che Avellino sarà, che Avellino ci aspettiamo, che Sud Tirol sarà, che Sud Tirol ci aspettiamo. Una partita sicuramente combattuta, con un Sud Tirol di Alto Adige, di Mister Vecchi, all'arrembaggio sicuramente, perché deve vincere almeno 2-0. Assolutamente, sarà un match all'arrembaggio, abbiamo sentito anche l'amministratore delegato che ci ha raccontato un po' quelli che sono gli umori. Oggi Fink raggiungerà le oltre 300 presenze in maglia bianco-rossa, questo fa capire anche il clima, si giocherà il tutto e per tutto la formazione altoatesina e non lascerà spazio all'Avellino, certamente eviteranno forse gli errori fatti nell'andata di lasciare qualche spazio di troppo per l'appunto alla formazione bianco-verde. L'Avellino sicuramente dovrà mantenere un assetto psicologico molto forte, certo, non dovrà abbassare la guardia, perché sicuramente la formazione altoatesina giocherà a viso aperto, cosa che non ha fatto all'andata, che si è accontentata forse troppo del pareggio, sottovalutando anche l'avversario. Ma abbiamo di fronte un po' la partita che ha fatto l'Avellino a Palermo. Però questa volta abbiamo due squadre molto simili, secondo me. Due squadre che giocano molto fisicamente rispetto agli altri gironi. Abbiamo visto il Padova con un forte assetto tecnico, soprattutto da parte dei giocatori. Qui vediamo che c'è un forte assetto tattico, giocatori molto di peso, di quantità, che vanno a spezzare il gioco avversario. E vedremo un po' di quello che stamattina sei informissima. Sono in forma perché stiamo
respirando aria di calcio vero, siamo in un posto anche meraviglioso, è da dire questo. Assolutamente sì. Ed è bello confrontarsi con società che sanno fare calcio e vogliono fare calcio rispetto a tante altre realtà, sì, che abbiamo toccato con mano, che purtroppo il sottiro dell'Alto Adige è da diversi anni, insomma, che disputa campionati di vertice, che va a disputare i playoff, quindi insomma al di là del centro sportivo all'avanguardia, eccellente, ci sono anche poi i risultati sul campo. Voglio leggere qualche commento, perché insomma Feli De Pia scrive: magico lupo. Thomas Bettoni scrive: forza Alto Adige. Salutiamo ovviamente anche gli amici che ci seguono, tifosi del sottiro Alto Adige. Fabio Incitti: grazie per quello che fate, grande. Ciao Fabio. Mimmo Castiello: buongiorno, ma lo stadio è quello alle vostre spalle? No, insomma Mimmo, no, ragazzi, capirai benissimo che non può essere questo. Allora, noi siamo adesso mi sfugge il nome, siamo comunque a una ventina di Masoronco, ecco, mi arriva subito il suggerimento di vino. Siamo all'incirca a 10-15 km da Bolzano, ed è il centro sportivo del Sud Tirolo. Qui si svolgono le attività della prima squadra, del settore giovanile, tutto in loco, tutto ben organizzato. Abbiamo visto anche le strutture, il centro medico, quindi stiamo vedendo una chicca del calcio italiano. E poi aggiorneremo italiano, pian poi aggiorneremo assolutamente, ma non tutto. È questo, perché lo stadio si trova al centro, lo stadio Druso, che ricordiamo a tutti, vai, è collegato anche con la città di Avellino, perché con fu Michele Lettieri a progettarlo, a realizzarlo. Ed era un ingegnere nato a Solofra, migrato da piccolino qui in Alto Adige, e da allora in poi ha scritto anche pagine di storia di questa città. Nel 1928, stadio, se non erro, no? Sì. La prima fondazione dello stadio. Continuo con qualche messaggio, poi dobbiamo tuffarci subito su Tirolo Avellino, perché dobbiamo almeno vedere quelle che sono le probabili formazioni, quello che ci aspettiamo da mister Braglia. Luciano Crescitelli: forza Avellino, senza paura, lasciamo l'ansia a loro. Mario Scolese: Gufi, girate il vostro sguardo altrove e lasciate stare l'Avellino, contro tutto e tutti per sempre, forza Lupi, forza Avellino, vincere vinceremo. Un abbraccio da parte di Luciano Crescitelli, che ricambiamo. Salvatore Esposito: rimaniamo con i piedi a terra e cerchiamo di sfruttare il campo. Sì. Vediamo se c'era qualche altro messaggio. No, abbiamo letti tutti quelli che sono arrivati in questo momento. La probabile dell'Avellino: ci aspettiamo 1-3-5-2, ma attenzione, perché io personalmente ho un paio di ballottaggi, mentre c'era qualcuno che sgommava in bicicletta. C'è da dire anche questo, che qui a Bolzano davvero c'è una cultura bellissima legata alla bicicletta, cosa che dovremmo fare anche noi, anche sì, noi, caro commissario. Allora, Avellino col 3-5-2, dicevo, forte tra i pali. Ciancio dovrebbe abbassarsi sulla linea dei tre difensori, vista la squalifica di Capitan Laezza, quindi Ciancio, Dossena e Janes. A destra ci aspettiamo a questo punto Rizzo più che Adamo. Sì, io vedrei Rizzo, perché è un giocatore più di spinta, capace comunque di saltare l'uomo, di creare superiorità anche in area di rigore, e in questo momento ti serve, perché per quanto vuoi hai il 2-0, però devi essere anche capace di sfruttare le ripartenze per non farti sorprendere, o meglio, per ferire l'avversario. I tre di centrocampo: Carriero, Aloy e D'Angelo, ovviamente, con Tito inamovibile sulla sinistra dopo l'ottima prestazione fornita al Partenio Lombardi dopo il gol del vantaggio dell'Avellino. Davanti io personalmente mi riserverei un Maniero titolare e un ballottaggino, no? Trafella e Santaniello, semplicemente perché secondo me Santaniello, a differenza di Fella, vive un momento oggi psicologico sicuramente diverso, cioè il gol ha dato secondo me una grande carica, no, al Cigno, a differenza di Fella, che sembra si è speso tanto, ha giocato bene, si è divorato quel 2-0 contro il Palermo. Secondo me mentalmente non è così carico, ecco, a differenza di Santagnino. Poi non lo so. Allora, secondo me sono due giocatori che si possono alternare perfettamente nel corso della gara. Fella sappiamo che ha un altro genere di attitudini come calciatore e magari soffre un po' con le palle alte, noi tendiamo a creare molto con le palle alte, al contrario di Santaniello, che invece ha realizzato proprio la rete 2-0 da calcio d'angolo colpendo di testa. Quindi è giusto il tuo ragionamento, anche se io non andrei a snaturare determinati equilibri, punterei sempre su Maniero, Fella, e successivamente soltanto nel secondo tempo subentrare Santaniello, perché sia con la rapidità sia con la sua altezza può prendere i tempi magari sulla difesa avversaria. Assolutamente sì, andiamo a vedere con l'aiuto ovviamente della regia anche la grafica relativa alla probabile del Sud Tirol Alto Adige di mister Becchi. Nel frattempo andiamo a sfatare qualsiasi tipologia di tabù, perché ci sono arrivati tantissimi messaggi sul clima. Fa un caldo pazzesco. Sì, io con la felpa addosso la felpa non dovrei neanche averla, ma la teniamo.
veniamo, insomma, ma fa un caldo incredibile. Sembra come ce l'aspettavamo, identico. Stravolti tutti i pronostici climatici. Ah, parlano anche la maggior parte italiano, cosa che si tendeva a dire, a sottolineare un'influenza tedesca, invece possiamo testimoniare che la maggior parte sono anche emigrati. Facciamo una risata, come abbiamo detto nella diretta Facebook, tanti originari del sud. Avete visto, insomma, tornando al campo, la probabile del Sud Tirol Alto Adige con Poluzzi tra i pali del 4-3-2-1 di Mister Vecchi, dovrebbero giocare Morelli, Vinetò, Curto e Fabbri, Capitan Fink insieme a rientrante Gatto e Karic a centrocampo, Voltan, Casiraghi e Odogu dovrebbe essere il trio offensivo, con Marchi squalificato per 2 giornate, c'è anche la squalifica per 4 giornate per un calciatore che se io adesso andassi a pronunciare cadrebbe tutto, sì, non mi ricordo il nome. Quindi sì, evitiamo per il decoro, insomma, però questa è la situazione, non c'è Tait, pronunciato bene, sì. Quindi per squalifica ovviamente il capitano di giornata della sfida del Partenio Lombardi. Attenzione a questa squadra, l'abbiamo detto e ridetto, ovviamente dente avvelenato, abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Poluzzi tra l'altro in sala stampa, no? Nel post gara della sfida giocata ad Avellino, ha detto: sento troppi festeggiamenti, vedremo chi esulterà poi al ritorno. E ovviamente si avvicina il calcio d'inizio e si avvicina, sì, mancano soltanto poche ore, vedremo un po' l'atteggiamento di questa della formazione altatesina, che però è bene sottolineare, vedendo anche la grafica, che c'è il rientro di giocatori che non abbiamo visto in campo dal primo minuto ad Avellino. Gatto che l'aveva giocata praticamente tutte, no? Esatto, c'è Gatto, c'è Daniele Casiraghi che scende in campo titolare, non l'abbiamo visto soltanto in parte del secondo tempo, lo stesso anche Fink, che è un calciatore molto importante essendo il capitano, un giocatore che conosce benissimo l'ambiente dato che si è formato e gioca con la maglia su Tirol dal 2005, quindi diciamo un esperto, un vecchio capitano, una vecchia guardia. Vediamo un su Tirol che sarà diverso, penso molto più offensivo rispetto alla gara di andata, ma al di là dei 2 gol di scarto vedremo forse l'11 titolare, anche se con qualche defezione, tipico di questa formazione, sì, che abbiamo visto durante il campionato. Allora, a proposito del Sud Tirol Alto Adige, andiamo ad ascoltare le parole del direttore sportivo, sì, Paolo Bravo. C'è stata un'accoglienza bellissima per quanto riguarda noi di Prima TV, che, sì, abbiamo fatto visita al centro sportivo del Sud Tirol Alto Adige, e sentiamo cosa ci ha detto il direttore sportivo Paolo Bravo sul match che si giocherà tra poche ore. Siamo col direttore sportivo del Sud Tirol, Paolo Bravo, a poche ore dal match, un match molto importante per l'Avellino e per il Sud Tirol. Dopo il 2-0 dell'andata, quali sono, insomma, le aspettative per questa partita? Ma è stata, parto dalla partita d'andata, è stata una partita dove probabilmente l'Avellino ha meritato la vittoria. Speravamo così di non prendere magari il 2-0. È logico che comunque è una partita che va giocata, e come hanno fatto loro il 2-0 possiamo anche noi ribaltarla. Ecco, direttore, dall'Avellino di Braglia, soprattutto da Braglia, che è una vecchia volpe di questa categoria, che ha vinto già 2-3 playoff, cosa si aspetta, che gara si aspetta dal punto di vista tattico, diciamo? È una squadra quadrata, una squadra che sa quello che vuole. Braglia non è che lo devo presentare io, ha un curriculum meritato, fatto di successi, fatto di strategie. Quindi sicuramente ci aspetta una gara da questo punto di vista molto, molto tosta, molto importante. C'è una squadra delle ultime 8 che si stanno giocando ancora l'accesso ovviamente alle semifinali e poi alle finali, che è la sorpresa in positivo? Ma probabilmente l'Albino Lef è quella che ha sorpreso di più di tutti, ma anche quella è una squadra quadrata, allenata bene, costruita bene, e quindi tutte le squadre che sono arrivate lì hanno dimostrato di esserci e di fare bene. Rieccoci, allora, queste le parole del direttore sportivo Paolo Bravo, ovviamente spera il Sud Tirol Alto Adige di portare a casa la qualificazione, non sarà facile, ma non sarà facile neanche per l'Avellino. Forza Avellino, forza Lupi, Pino Festa, togliti sta felpa, Vincenzo Stella, Luca Pontis, occorre giocare come se fossimo sullo 0-0, altrimenti le prendiamo, Luciano Crescitelli, speriamo siano offensivi di punirle alla prima ripartenza, Paola Preziosi, forza Lupi, Marco Gallo chiede cosa avete mangiato, al momento ancora nulla, quindi se ci mettiamo questo binocchio
binomio sole fortissimo e stomaco vuoto, il commissario Freda tra poco mi collassa. Sì, divento quindi... colore della maglia, già che non lo sono, sì, però voglio dire. Già siamo collegati, scrive Daniele Bimbo, ovviamente, che salutiamo. Vincenzo Stella, vinceremo noi. Ci scrivono anche da Dominic Gaeta, avanti al prossimo turno, e l'anno prossimo prendiamo Casiraghi. Bel progettino. Beh, non sarebbe male, però è difficile che lo vadano a cedere, perché il Sud Tirol è anche una formazione che acquista i calciatori e non tende a cambiarli. Cioè, nel senso, è una squadra che ha molti giocatori che si sono formati al di là delle loro fila, ma arrivano, stanno un paio di anni, man mano si devono integrare all'interno Monte del gruppo. Monte ingaggi basso, questo va sottolineato nella gestione. Bravo, ha detto una cosa fondamentale, microfoni spenti. Se ti danno un budget, non si sgarra di niente, di quello là. I risultati arrivano anche tramite queste cose qua. Però noi siamo arrivati ieri sera, nel tardo pomeriggio, in serata, qui a Bolzano, e nel nostro giro ovviamente turistico non abbiamo respirato, abituati ovviamente al clima avellinese, che già una settimana prima si comincia a caricare la partita, non abbiamo respirato tutta questa frenesia, diciamo, di una partita così importante e delicata, soprattutto perché c'è da fare una rimonta, no, da parte del Sud Tirol Alto Adige. Immaginiamo già i titoloni avellinesi, azzagniamoli, sbraniamoli, invece qui qualcuno che ci ha fermato, e noi abbiamo detto non siamo del posto, no, siamo di Avellino per seguire la partita, addirittura ci ha risposto: ah, è vero, domani si gioca. E questo ci ha un po' sorpreso. Sì, no? Non è molto radicato come sport il calcio qui, ma al tempo stesso forse sono anche determinate dinamiche attorno alla crescita, alla formazione di questo club, che hanno allontanato parte dei tifosi. Diciamo che Bolzano non rappresenta appieno quello che sono i colori bianco-rossi, ed è stesso anche il nostro amico Andrea che ce lo ha raccontato un po'. E ce lo racconterà, noi abbiamo qui il nostro Andrea Vomiro, che abbiamo già visto stamattina nella diretta Facebook, l'abbiamo avuto come ospite virtuale a casa Playoff. Nella curva virtuale dei tifosi, e io do il benvenuto in diretta ad Andrea, ovviamente degli Eagles, supporter di Bolzano. Eccoci qua. Allora, Andrea, andremo semplicemente a chiederti: sappiamo che c'è una linea ovviamente delle tifoserie che non si addentrano in alcune dinamiche, e noi ti ringraziamo proprio per questo, per essere qui con noi. Come mai non abbiamo respirato tutta questa euforia alla vigilia, anche il giorno stesso di una partita? Noi che siamo abituati, lo ripetiamo, invece ad una piazza che insomma esalta un po' le evento per tanti giorni. Certo, no, sono innanzitutto un saluto a tutti, a chi sta seguendo questa diretta, e sono ambienti totalmente differenti. Qua veniamo da una storia non centenaria, ma sono 25 anni di storia, una società fondata da zero, quindi che doveva creare il suo nucleo di appassionati, di sostenitori, e questo sicuramente incide pesantemente. Chiaro, poi la società diciamo si è trasferita a Bolzano poi nel 2000 ufficialmente, perché è nata al di fuori di Bolzano, però ha la sede e lo stadio tutto in centro a Bolzano, la società è di Bolzano. Detto questo, chiaramente io parlo anche a livello di ambiente, dà fastidio che ci sia questa denominazione tedesca, chiaramente a Bolzano, come ho detto anche più volte anche a casa Playoff. E l'80% della città, siamo 110.000 abitanti, quindi quasi il doppio, anzi più del doppio di Avellino, e parla italiano. Sembrerà strano, ma è così. E la gente, leggendo il nome tedesco, diciamo, è un po' distaccata da questa realtà. Non si sente rappresentata appieno. Poi chiaro, ci sono gli appassionati storici come me, che dall'anno della fondazione, che la società si chiamava Sud Tirol Alto Adige, quindi rappresentava entrambi i gruppi linguistici e che poi era l'obiettivo iniziale della fondazione della società. E diciamo, negli anni questa politica è mutata, ha fatto sì che la gente col tempo si distaccasse da questa realtà, e per quello probabilmente avete percepito questa freddezza, perché poi comunque questa è un'area vasta dove durante l'anno la gente non vive solo di calcio, ma vive anche di altri sport, penso al tennis, penso allo sci soprattutto in inverno. E quindi, chiaro, questo diciamo non rende semplice l'attaccamento a questa realtà. Chiaro, qui sicuramente con un giorno dovessimo andare in Serie B, con lo stadio nuovo, porterà sicuramente un maggiore interesse a questa realtà. Siamo una realtà nuova, chiaramente sono due realtà totalmente differenti, distinte, storie differenti, e questo sicuramente fa la differenza che c'è.
Ecco, quindi presto spiegato il perché, noi ci siamo interrogati da ieri sera. Lo ringraziamo Andrea. Grazie Andrea. Andrea Vomiero. Allora, gentilissimi, gentilissimi amici, no, di Bolzano e degli Corso Supporter, lo vorrei sottolineare perché non è da tutti i giorni trovare... Neanche da tutti gli anni. Assolutamente, soprattutto quando ti vanno a spiegare con entusiasmo e con passione quello che è la storia di un club, della propria città, delle origini comuni, anche della provincia, devo dire la verità. Bello vedere queste scene che fanno molto bene al calcio quando talvolta si sente parlare soltanto di rivalità o determinati sì, fatti. Tra l'altro adesso mi stavo ancora concentrando con lo sguardo, no, sul centro sportivo, sono quasi 5 campi, addirittura 4 campi e mezzo, 4 campi e mezzo, esatto. A disposizione di giovanili e prima squadra, quindi qui c'è venuto anche la nazionale tedesca, centro medico, c'è tutto, cioè esatto. Qui c'è tutto. Fase criocena del freddo, sauna, devo dire, il ristorante, perché è anche da sottolineare che non è soltanto strettamente del Sud Tirol, Alto Adige, ma è anche dedicato, aperto ai tifosi, soprattutto il weekend c'è un ristorante a parte, tantissimi percorsi da poter fare in mountain bike. Beh. E a piedi si respira una cultura completamente sì. Diversa dello sport e di quello che è un ambiente sportivo, e talvolta non è riservato ma è aperto al pubblico. Soprattutto c'è anche una forte politica del rispetto, che è qualcosa che forse, lo voglio sottolineare, dovremmo imparare anche noi quando abbiamo delle bellissime aree nella nostra provincia di Avellino, che talvolta sia noi avellinesi che chi viene a far turismo da fuori ci deturpano o deturpiamo stesso noi. Qui invece, diciamo, la conservazione del proprio, del nostro, di quello che è un bene comune è di primaria importanza. L'abbiamo visto ieri, tantissimi ragazzi sulle sponde del fiume che bevevano, facevano aperitivo, giocavano e quant'altro. Quando sono andati via era tutto perfettamente in ordine. Sono luoghi comuni, forse, però direi che si respira un tantino di diversità rispetto ai nostri ci arriveremo, dai, ci arriveremo, me lo auguro. Del nuovo stadio, ovviamente, al di là dello stadio, io parlo proprio, se fai lo stadio devono essere anche le persone che lo frequentano a non deturparlo. Assolutamente sì, tu sei il primo. Esatto. Ottavio Picillo ci scrive: Michelangelo si sta concentrando sul ristorante dove pranzare. Questo è vero, questo è vero. È Pellegrino, lo vorrei sottolineare. Si è alzato con questo pensiero stamattina. Vorrei sottolineare, no, io non ho fame, prima di una partita non riesco a pranzare. Sì, allora dopo vi faccio il video di quello Pellegrino. Vi faccio il video di quello che mangerà il nostro commissario. Il nostro caro Pellegrino, la prima domanda è stata: dove andiamo a mangiare salsicce crudi? In realtà il primo a fare questa domanda, adesso togliamoci il dente, è stato Luciano Mangiante, il nostro operatore di ripresa, che ci fa compagnia e ci porta in diretta. Siete grandi, scrive Ottavio Picillo. Grazie mille Ottavio. Allora, siamo in chiusura di questo appuntamento di Fattore C, andiamo a ripercorrere un po' quella che potrebbe essere la probabile formazione dell'Avellino col 3-5-2 forte tra i pali. Abbiamo detto che secondo noi giocherà Ciancio sulla linea dei tre con Dossena e Yanes, Rizzo a destra in ballottaggio con Adamo, ma è favorito il palermitano numero 2, l'Oriente Express, no? Come lo chiamiamo noi. Sulla sinistra Tito, Carriero, D'Angelo e Aloy in mezzo al campo con Fella e Magnero davanti. Secondo me però Santaniello è candidato a scalzarlo dal primo minuto, non vuol dire che gioca le parole dell'amministratore unico del... le ascolteremo ovviamente nel servizio che andrà in onda a Telenostra alle ore 14, ovviamente dedicato al calcio, no? Oggi in città non si parla d'altro, o almeno è l'argomento primario, diciamo, sulla bocca dei tifosi biancoverdi, come siamo abituati e già sappiamo. Rinnoviamo ovviamente l'appuntamento alle ore 17 con Stadio e Studio, saremo in diretta dallo stadio Druso di Bolzano per raccontarvi tutto e di più sulla partita dell'Avellino, sperando che possa essere una giornata positiva. Assolutamente. Grazie a te, Michelangelo Freda, ringraziamo anche ovviamente il nostro amico Andrea Vomiero, grazie a Luciano Mangiante che ritroveremo allo stadio. Mi raccomando Luciano, adesso si mangia, ma non è finita, perché fino a stasera si lavora e quindi non c'è tregua. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ci vediamo più tardi, mi raccomando, ciao. Ciao. Questo programma è offerto da...